Sono Marco Krasnic, sono il fondatore di Emate, una startup innovativa che si occupa di soluzioni per la formazione digitale. Questa startup nasce in realtà da un'esigenza molto chiara e molto semplice. Io per molti anni mi sono occupato di logistica a livello progettuale e di soluzioni e da 15 anni sono imprenditore. Ho un'azienda che si occupa di soluzioni software per la logistica e in primis per la mia azienda ho dovuto affrontare il tema della formazione. Da una parte la necessità di formare persone su tematiche sempre più sfidanti, dall'altra quella di avere sempre meno tempo per poterle formare. Per questa ragione ho deciso di investire in maniera decisa su quello che erano strumenti, competenze e tecnologie della formazione digitale e abbiamo fondato Emate. Sulla base di che principio funziona? Beh, siamo partiti da una piattaforma digitale già presente sul mercato, ampiamente diffusa a livello internazionale, l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo fatta nostra e quindi siamo in grado di personalizzarla e abbiamo coniugato questa competenza tecnologica con delle esperienze e delle competenze formative. Da qui nasce una formula che è in grado di vestire sulle esigenze del singolo cliente e delle singole necessità la propria Academy, mettendo assieme da una parte soluzioni tecnologiche di digital learning e dall'altra metodologie formative. Prendiamo in carico i contenuti delle aziende dei nostri clienti e le trasformiamo in dei contenuti digitali in grado di rappresentare dei corsi formativi e delle academy per le proprie aziende. Il primo contatto con l'Agenzia del Lavoro è avvenuto nel 2020. Il 2020 sappiamo tutti che è stato un anno molto complicato per una serie di motivazioni. E si può immaginare quanto lo sia stato per una startup come l'avevamo noi, perché abbiamo ritenuto questo un veicolo importante, un'importante occasione di incontro e di condivisione con il nostro territorio. Noi riteniamo particolarmente interessanti i servizi legati alla settimana della startup. Per esperienza di questi ultimi 2 anni abbiamo visto che questa è un'ottima occasione per far conoscere la nostra realtà, i nostri servizi, come operiamo, quali sono i nostri valori che ci guidano e per poterci rivolgere in maniera strutturata a chi crede nella digitalizzazione. E quindi in questi 2 anni possiamo dire che abbiamo maturato degli interessanti e proficui contatti strategici e abbiamo avviato delle nuove collaborazioni che sono iniziate e pensiamo possano portare a dei buoni risultati nei prossimi anni. I progetti futuri di Emate rientrano tutti in una logica di continuo miglioramento e aumento dei servizi nell'ambito del nostro core business che è la formazione digitale. Come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare attraverso collaborazioni con terze parti e lo vogliamo fare attraverso un incremento degli oggetti formativi multimediali che abbiamo a disposizione. Le prossime sfide quindi riguardano l'utilizzo delle tecnologie come il big data e il machine learning, declinate nell'ambito formativo con la possibilità di andare a personalizzare il percorso formativo degli utenti, dei discenti e quindi con la possibilità di avere ancor di più un percorso assolutamente vestito sulle necessità dell'utente finale. Questa sarà la sfida dei prossimi anni e chi sarà in grado di coglierla sicuramente avrà un vantaggio competitivo e pensiamo di investire su questo. Bene, a questo punto grazie a Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa.